centro storico di Santo Stefano di Camastra, seppur sprovvisto di una vera e propria stratificazione storica o di monumenti di rilievo, presenta motivi di interesse per l'unitarietà del disegno urbanistico. Per cosa si caratterizza secondo lei? Il centro urbanistico di Santo Stefano di Camastra, adesso possiamo definirlo così perché fu il centro voluto, fondato dal Duca di Camastra, si caratterizza per l'impianto urbanistico singolare, ovvero un quadrato che iscrive un rombo. Di conseguenza al centro di questa figura geometrica c'è il Duomo del paese e dal Duomo si dipartono una serie di vie in diagonale e rette che tagliano in modo cruciforme appunto questo impianto. È interessante rilevare che all'intersezione di queste strade, nei margini, sorge un luogo di culto ben distinto, appunto lungo la direttrice nord-sud ed est-ovest, che tra l'altro luoghi di culto che richiamano la denominazione, quindi l'intitolazione di quelli che avevamo visto nel vecchio casale di Santo Stefano di Mistretta. Su quale modello urbanistico si ispirò il nobiluomo? Questi studi sono ancora in corso, quindi sono state fatte diverse ipotesi in questi anni, dalla motivazione di carattere militare col De Grunenberg, che oggi sembra superata, a quella mistico-religiosa di ispirazione diciamo aristotelica francescana. La motivazione ancora non sappiamo di preciso qual è, anche nei modelli che sono stati tirati in ballo, quali Villa Giulia a Palermo o Versailles, l'impianto di Santo Stefano di Camastra risulta precedente, quindi semmai è quello di Santo Stefano che ispirò poi gli altri.